Prova. Angela, possiamo? Bene, buonasera a tutti. Oggi nelle comunicazioni del sindaco volevo solo sensibilizzare il Consiglio Comunale, ma tutta la cittadinanza, ma farci portavoce per quanto riguarda la raccolta e l'abbandono dei rifiuti. Come ebbi modo di dire un po' di giorni fa nell'ultimo Consiglio Comunale, dobbiamo un po' tutti quanti cercare di lavorare affinché questo, quello che accade nelle nostre campagne non deve accadere, perché no, passano davanti a casa per raccogliere tutto, però ciò nonostante noi appena sistemiamo alcune cose faremo proprio un'assemblea pubblica per rispiegare, ridire ai cittadini l'importanza della raccolta differenziata. Ma quello che mi preme sottolineare questa sera è quella di cercare di uscire comunque le pattumelle per quanto riguarda i rifiuti, ma qualora non si dovesse, c'è impossibilità per quella giornata a uscire la pattumella, di mettere delle buste che siano, non dico trasparenti, ma che almeno si vede all'interno, per evitare di mettere bollini e non ritirare la spazzatura. Perché, come dicevo l'altra volta e come ho detto in più occasioni,
meglio differenziamo e meno paghiamo, altrimenti quel poco di ristoro che c'è che arriverà nelle tasse del comune, no, andiamo a pareggiare o addirittura a pagare delle multe. Quindi questo, tutto lo sforzo che facciamo nella raccolta differenziata lo andiamo a perdere con questo. Quindi noi dobbiamo innanzitutto evitare le buste nere, perché quelle non si possono proprio mettere. Come dicevo, stiamo vedendo di fare una convenzione con un'associazione per verificare e controllare meglio il territorio. Quindi poi vedremo, organizzeremo un'assemblea pubblica, perché dobbiamo sensibilizzare i cittadini, perché guardate, non possiamo più sopportare questo degrado che sta nelle nostre campagne, non solo nelle nostre, ma mi rendo conto che tutte le strade, se fai la Grottaglia Brindisi, cioè è diventato un qualcosa di, cioè io credo che nel 2020 questo non debba accadere. Secondo punto all'ordine del giorno: celebrazione giornata della memoria e determinazione in ordine alla deriva di Consiglio Comunale numero 19 del 23 maggio 1924. Oggi abbiamo convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente, perché abbiamo da fare la convenzione con il segretario comunale, con Manduria, perché sapete, là ci sono i commissari, quindi come è arrivata la notizia di poter fare la convenzione, abbiamo ritenuto opportuno farla quanto prima, affinché ancora qualcuno cambiasse idea, perché di questi periodi il segretario comunale è diventato qualcosa di molto ma molto importante, vista la carenza per alcuni comuni, anche se nella realtà poi non è proprio così. Ma ricade oggi la giornata della memoria, quindi non potevamo, no, non parlare della giornata della memoria, anche se noi il 13 organizzeremo proprio una manifestazione in occasione di una mostra, poi comunque ve ne parlerà l'assessore Grassi. Dicevo, oggi ricorre la giornata della memoria, sono trascorsi 75 anni da quando è stato liberato, diciamo, l'ultimo campo di concentramento. E ecco perché l'Assemblea poi Generale delle Nazioni Unite ha voluto fissare questa ricorrenza. Io credo che non ci siano parole per poter esprimere lo sdegno di quanto è accaduto. Lo sterminio di massa, la deportazione, le camere a gas, i forni crematori, le stragi, le uccisioni, i massacri, l'eccidio di razza, quella degli ebrei. Quindi io credo che noi, a fronte di tutto questo, abbiamo il dovere tutti di raccontare e far capire, soprattutto ai più giovani, no, quanto è perversa la mente umana di quello che è accaduto. Credo che sia una cosa veramente spaventosa, cioè solo a parlarne vengono i brividi. Poi abbiamo i racconti, l'ultima della Liliana Segre, no, che forse è rimasta l'ultima, a dicembre è deceduto uno degli ultimi deportati. Addirittura leggevo che c'era un deportato che per tanto tempo ha avuto paura a raccontare le cose, perché ancora nessuno gli doveva credere a quello che stava raccontando. Quindi momenti veramente atroci, momenti da parlarne, ma io dico non solo il 27 di gennaio, in occasione della ricorrenza, ma parlarne sempre. Bene fa il Presidente della Repubblica, che capo dello Stato, che ci ricorda spesso su e sempre antisemitismo, antifascismo, no? Il riconoscimento che le razze sono tutte uguali. Quindi credo che questo sia molto ma molto importante discuterne il 27 in occasione della ricorrenza, ma non solo il 27. A tal proposito vorremmo, lo abbiamo anche scritto nel punto all'ordine del giorno, prendere le distanze, disconoscendo una delibera di Consiglio Comunale datata 23 maggio 1924, con la quale si eleggeva Benito Mussolini cittadino onorario di Faggiano. La voglio leggere integralmente. Questa
l'abbiamo trovata, siccome Nicola, uno degli ultimi libri che ha, diciamo, che ha scritto, abbiamo trovato questa delibera e noi questa sera volemmo disconoscere e prendere le distanze. Però vorrei leggerla integralmente per cultura nostra, non solo nostra, ma di tutti coloro che ci seguono. Il Consiglio, tenuti presenti i voti e le richieste dei maggiori esponenti del Paese, nonché del direttorio del locale fascio, e interpretando i sentimenti e il desiderio della popolazione tutta, visto che è imminente la data commemorativa del 24 maggio, la più grande e luminosa dei fasti della patria, come quella che segna l'entrata dell'Italia nella Grande Guerra, che le consacrò il destino di grande potenza, rispettosa e temuta all'estero, dovuta dall'interno alle tradizioni politiche e religiose tramandateci dalla storia e dei nostri spiriti magni. Memore che mentre il popolo italiano, dopo aver conquistato con fulgidi eroismi la vittoria e preso da subitaneo smarrimento, minacciava di naufragare nell'abisso bolscevo e disperava di riconquistare la pace e la tranquillità spirituale indispensabile al lavoro fecondo, comprometteva i frutti della vittoria che gli erano dovuti. Benito Mussolini, raccogliendo in sé e impersonando l'eroismo e l'energia dei condottieri di razza, col monito e con l'esempio, condusse le reduci e vittoriose legioni di Vittorio Veneto alla conquista di Roma imperiale, togliendola ai vacui politicanti che la profanavano, e donde segnò il nuovo cammino, già tracciato dalla nostra storia antica e recente, rimodellando spiriti e forme. Considerato che tutto ciò è opera del genio di un uomo mandatoci dalla provvidenza e di quei pochi che a quando, nei momenti del pericolo, la patria esprime al proprio seno e la natura pone quasi a sperimentare lo stremo di sua forza, il quale con senno ardimentoso e con coraggio leonico conserva e suggella il rinnovamento e il risanamento della vita nazionale, specie parlamentare. Ritenuto che sia da seguire l'esempio che ci viene dalla madre Roma e da quasi ogni angolo della nazione, ciò che conferma l'unanimità di consensi del Paese che si stringe sempre più compatto intorno al suo duce e conforto della di lui rude fatica quotidiana e per le immancabili fortune della patria, conferendo a Benito Mussolini, duce del fascismo e capo del governo nazionale, la cittadinanza onoraria, la quale, oltre ammirazione e gratitudine, significhi anche e più attaccamento profondo e incondizionata devozione e fervido giuramento di fedeltà o obbedienza assoluta nelle battaglie e immancabili vittorie di oggi e di domani, per la patria e per il re, ad unanimità di voti e per acclamazioni, delibera e legge Benito Mussolini, cittadino onorario di Faggiano. Questa è la delibera che abbiamo trovato nell'archivio del Comune. Questo grazie a Nicola nell'ultimo libro che ha fatto. Naturalmente noi non possiamo oggi non prendere atto che non è più così, quindi questa sarà stata sicuramente un atto dovuto, un atto forzato dai tempi. Vi leggo integralmente la delibera di giunta che abbiamo comunque, delibera di consiglio, la bozza che abbiamo comunque noi fatto per questa sera. Premesso che negli archivi del Comune di Faggiano è stata rinvenuta deliberazione del 23 maggio 1924 numero 19, con cui il Consiglio Comunale ha conferito a Benito Mussolini la cittadinanza onoraria, che la nascita della Repubblica Italiana avvenne a seguito dei risultati del referendum istituzionale di domenica 2 e lunedì 3 giugno 1946, indetto per determinare la forma di Stato da dare all'Italia dopo il regime fascista che portò alla Seconda Guerra Mondiale, che nel 1948 veniva approvata dall'Assemblea Costituente la Costituzione della Repubblica Italiana. Richiamato l'articolo 1 della Costituzione Italiana, il quale sancisce
che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Atteso che il primo articolo sottolinea in modo particolare, oltre l'identità repubblicana dello Stato, come la nazione sia fondata sul lavoro. Considerato inoltre che la Costituzione della Repubblica Italiana, agli articoli 2 e 3, stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Che la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto 12 delle disposizioni transitorie e finali, testualmente recita: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Che la legge numero 645 del 1952 di attuazione della 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista, dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste. Che la legge 654 del 1975, intitolata Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, all'articolo 3 in particolare stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etici, etnici, nazionali e religiosi. Che la legge 205 del 1993 di conversione del decreto legislativo 122 1993, legge Mancino, punisce chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punisce chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Vieta infine ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. Attesa la volontà dell'amministrazione comunale di ribadire il rispetto dei valori della Costituzione repubblicana e antifascista, disconoscendo in toto la delibera del 1924 numero 19, che ritiene opportuno ribadire, qualora fosse necessario, i principi ispiratori di questo ente, volti a garantire i valori della Costituzione italiana, ovvero mantenere vivi gli ideali democratici anche attraverso una completa applicazione della Costituzione. Non concedere spazi, patrocini, contributi di qualunque natura a coloro i quali non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione. Professando e praticando comportamenti fascisti, razzisti, discriminatori verso ogni orientamento e di identità di genere, subordinando l'assegnazione o concessione di spazi, suolo pubblico e sale di proprietà del Comune, patrocini, contributi di qualunque natura, ad una dichiarazione esplicita di rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista. Proseguire nella promozione di iniziative culturali e in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per mantenere la memoria storica e porre all'attenzione, soprattutto delle nuove generazioni, l'affacciarsi di vecchi e nuovi fascismi che mettono in discussione i principi democratici e di pratica convivenza. Individuato come strumento amministrativo idoneo al rispetto di quanto sopra, una dichiarazione resa dal Consiglio Comunale che nel giorno della memoria impegni tutti i cittadini al rispetto della Costituzione italiana. Vista la dichiarazione allegata con la quale diventa parte integrante, delibera: le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di celebrare la giornata della memoria esprimendo con la presente una ferma dichiarazione di rispetto dei valori della Costituzione repubblicana,
disconoscendo i contenuti della delibera numero 19 del 23 maggio 1924, di dare atto che i principi ispiratori del Comune di Faggiano sono i seguenti: mantenere vivi gli ideali democratici anche attraverso una completa applicazione della Costituzione, non concedere spazi, patrocini, contributi di qualunque natura a coloro i quali non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e praticando comportamenti fascisti, razzisti. Scusate. Discriminatori verso ogni orientamento e identità di genere, subordinando l'assegnazione o concessione di spazi, suolo pubblico e sale di proprietà del comune, patrocini, contributi di qualunque natura, a una dichiarazione esplicita di rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, di proseguire nella promozione di iniziative culturali e in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per mantenere la memoria storica e porre all'attenzione soprattutto delle nuove generazioni l'affacciarsi di vecchi e nuovi fascismi che mettano in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza. Credo che sia doveroso in questa giornata prendere le distanze di questa delibera di Consiglio Comunale. Un'ultima cosa, noi comunque il giorno 13, ve ne parlerà l'assessore Grassi tra poco, faremo una manifestazione sempre per quanto riguarda la giornata della memoria e metteremo una nuova lapide ai caduti in guerra, perché sempre dal libro che ha fatto l'amico Nicola Vergine sono venuti fuori che mancano delle persone decedute in occasione della prima e della seconda guerra mondiale, che vorrei nominare questa sera. I deceduti nella prima guerra mondiale è il signor Bleve Angelo Maria, D'Alessandro Francesco, Magri Cataldo, Frascella Saverio, Chiffi Giovanni e Maggiulli Cosimo. Invece per quanto riguarda la seconda guerra mondiale abbiamo Briganti Pasquale, De Lucia Antonio e Polignano Gioioso Ottavio. Quindi queste persone andranno messe come è giusto che abbia insieme alle altre persone nel monumento ai caduti, per dare anche a loro giusto riconoscimento. Passo un attimo la parola all'assessore Grassi, poi prego Piero. Sì, buonasera, sulla scorta di quanto detto dal sindaco, ovviamente palesemente condivisibile, è che la giornata della memoria non è soltanto il 27, noi abbiamo deciso di aderire ad un'iniziativa promossa dall'associazione Artaras, è un'associazione culturale di Talzano che ha circa 40 opere, 40 dipinti inerenti all'Olocausto. Quindi abbiamo aderito, la mostra si è inaugurata il 25 al Castello Aragonese, il giorno 1 e giorno 7 sarà a Carosino, il 13 e il 14 qui a Faggiano, scusate, il 22 e il 23 a San Giorgio, presso la sede dell'Associazione Agnini. Noi abbiamo aderito a questa manifestazione contestualmente il 13, appunto contestualmente con l'apertura della mostra faremo una conferenza invitando la cittadinanza e le scuole, e quindi per rafforzare quanto appunto detto dal sindaco. I dipinti sono ispirati alla tragedia che è la sofferenza del popolo ebraico, e il titolo della mostra è Shoah, i colori e la voce della memoria. Quindi il 13, contestualmente con quello che ha detto il sindaco, che faremo giù in piazza, e appunto ci sarà questo evento qui in sala consiliare, la chiuderemo il 14 per poi passare il testimone a San Giorgio. Quindi credo che sia tutto. Sì, va bene, questo. Vai Angela. Allora sindaco, da premettere che per me ogni giorno dobbiamo ricordare per non dimenticare, perché
tutto ciò che lede la libertà e la dignità umana va soppresso, perché ancora oggi abbiamo lo sterminio delle razze, dico io. Basta, pensiamo alla Corea del Sud, a tutti quegli altri paesi dove tante donne spariscono senza sapere che fine fanno, vengono maltrattate, vengono chiusi per anni nelle carceri. Anche quelli, secondo me, sono campi di concentramento, che allora li chiamavamo così, ma ancora oggi ci sono. Da ammettere che io ho avuto stamattina questo cimelio storico, perché per me è quello, questa è storia. Basta vedere la grafia, basta leggere i nomi di chi allora formava il consiglio comunale, e sinceramente io vedo che qui tutto il paese ha voluto dare questa onoraria, questa cittadinanza onoraria a Mussolini. Da premettere che noi debelliamo il fascismo per quello che era, ma questa è una delibera del 1924, questa è storia. Allora dovremmo cancellare tutta la storia d'Italia, tutta la storia dell'Olocausto, delle foibe, di tutto. Dobbiamo parlare di tutte le violenze, dovremmo cancellare tutti quei documenti. Io in questa delibera sinceramente ho visto solamente un elogio alla persona. Allora si elogiava Benito Mussolini, ora si elogiano altre persone, forse meno potenti e meno intelligenti di questa, scusatemi. Io prendo le distanze non da questa delibera che è stata fatta 100 anni fa, ma prendo le distanze da tutto quello che ancora oggi non rispecchia la Costituzione italiana. Pertanto dobbiamo continuare a lottare, a fare manifestazione, a inculcare dei giovani. Poco fa ho incontrato un bambino che mi ha detto: no, io oggi siamo in consiglio comunale perché faccio parte del consiglio comunale dei bambini, però non ne vedo nessuno. Dunque è questo che dobbiamo inculcare. Erano che non... stati il consiglio comunale dei ragazzi, sindaco Marco Sessa, voglio dire, poco sono fa stati, sono stati invitati. Sì, sì, io comunque, ne ho incontrato uno fuori poco fa, ecco, infatti, sì. Ecco perché sì, ti sto dicendo. Per questo io credo che adesso dobbiamo una Costituzione. Abbiamo la Costituzione della Repubblica Italiana. Ed è quello che noi dobbiamo rispettare, è questa che dobbiamo inculcare. Dobbiamo forse dare a ogni cittadino la copia della Costituzione italiana, anche perché quanti la conosciamo? Pochissimi. Forse conosciamo solo l'articolo "L'Italia è una nazione basata sul lavoro", che poi parecchi dicono: ma forse dobbiamo cambiare anche questo, perché ora è sulla disoccupazione. Dunque, io sinceramente... da premettere che condanno tutte le forme, e oggi soprattutto in questa giornata, tutte le forme di razzismo, tutte le forme di violenza sui popoli, però non vedo come possiamo andare a togliere una delibera estratta proprio, e questo è un consiglio comunale di tanto tempo fa. Le distanze da chi li prendiamo? Noi da un morto? Disconoscendo questo, la cittadinanza onoraria a Mussolini. Sì, ma la distanza onoraria di chi? Di non stiamo cancellando. È morto 100 anni fa. Non stiamo cancellando la storia. Sì, guai. Ma d'accordo. Ma la distanza da che cosa? Da un morto prendo io la distanza? Cioè, se una persona che ancora vive, c'ha 100 anni, ma ancora vive, 110 anni ancora... Ma io vado a prendere la distanza da un morto? Cioè, scusatemi, non riesco, o sono io che non ci arrivo, o se Nicola, no? Io stamattina ho anche parlato con Nicola di questo. Se Nicola non avesse fatto uno studio per scrivere il suo libro, noi ci saremmo resi conto di questa delibera? No, non ce ne saremmo resi conto. Dunque, sì, prendiamo le distanze dal fascismo, prendiamo le distanze dalle torture, prendiamo le distanze dalle camere a gas, prendiamo le distanze dagli uomini folli che ci sono stati, ci sono e purtroppo ci saranno. Basta vediamo quello che sta succedendo, con un bottone ci salteremo in aria. Sì, ma io questo praticamente prendo la distanza da Benito Mussolini. Ma scusate, io consiglio comunale appunto... Cioè, io non posso prendere le distanze da una persona morta. Angela, non c'è problema. Scusa, noi, va benissimo. Va
è il mio commissario. Prendiamo le distanze da tutto ciò che è stato fatto alla razza umana, ma non posso prendere le distanze da una persona morta che hanno elogiato, l'hanno voluto i cittadini di Fagiano. Sono stati chiamati questi cittadini per dire: scusate, tanto tempo fa i vostri familiari hanno deliberato questo, adesso c'è questo, non dobbiamo più tenere presente di questo elogio che hanno voluto dare. Io avrei voluto sentire prima il parere dei cittadini, sinceramente. Però, se anche perché io ho dato il mio parere dopo averla avuta oggi questa delibera. L'ho avuta stamattina su questa delibera. Vabbè, sì, se posso. Ho chiesto la parola Piera Frendo. Sicuramente le persone, si tratta di una delibera che ha espletato, ha avuto insomma tutti i suoi come dire, forza di legge e quant'altro, però è anche è datata 1924, quando se tu chiedessi oggi o anche qualche anno dopo il 1924 ai cittadini che hanno fortemente voluto, che addirittura inneggiano che Benito Mussolini ce l'ha mandata la provvidenza e che addirittura facciamo voto di obbedienza, di gratitudine, sapendo poi quello a cui ci ha portato, non credo che saremmo tanto, i cittadini che l'hanno sostenuta sarebbero tanto contenti di quello che poi è accaduto. L'Italia veniva da una prima guerra in cui è uscita vittoriosa e si credeva che anche la seconda avrebbe avuto gli stessi risultati. È stata una guerra folle, lo sappiamo, insomma, ha scritto la storia. Però quello che noi oggi volevamo dire è sicuramente la delibera ha la sua forza, ha espletato la sua efficacia, perché comunque non possiamo revocare quest'atto, anche perché poi è intervenuta una Costituzione, l'Italia ormai è una Repubblica, pertanto è tutto dettato dalla legge, non è sicuramente il Consiglio Comunale di Fagiano che cambierà la storia. Però possiamo prendere le distanze da questa cittadinanza onoraria che è stata voluta quando il fascismo era in auge, subito dopo la marcia su Roma. Oggi o anche qualche anno dopo, non so se con la stessa forza e magnificenza avrebbero esaltato questa persona. Quindi questo per dire che Fagiano si vuole, essendo un paese libero, antifascista, così come è tutto lo Stato italiano antifascista, perché c'è il divieto dell'apologia al fascismo, noi prendiamo la distanza da questa cittadinanza onoraria, ma piuttosto vorremmo riempirci di personalità che possono esaltare, illustrare il nostro paese con altri valori che non sono stati questi. Certo è che se Nicola non ce l'avesse fatto sapere, nessuno l'avrebbe saputo e sarebbe morto tutto lì. Però nel momento in cui si conosce, oggi in cui si sente parlare di cittadinanza onoraria a Liliana Segre e noi ce l'abbiamo a Benito Mussolini, forse dovremmo farci qualche domanda. Sicuramente è da contestualizzare. Questa delibera è stata fatta in un contesto storico in cui Benito Mussolini era in auge e poi subito dopo non l'è stato più, quindi va contestualizzato. Oggi si dà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, che è una vittima, quindi noi che ce l'abbiamo al dittatore, a Benito Mussolini, un po' sporca la storia di Fagiano, che noi ci pregiamo di essere un paese libero, antifascista. Addirittura oggi che ricorre la giornata della memoria ben si inserisce, si colloca questa iniziativa, perché prima parlavi dei ragazzi del Consiglio Comunale, no? Bisogna portare a conoscenza dei ragazzi, non oggi sempre ad opera della scuola, ricordare questa giornata, la Costituzione, studiare la Costituzione, ma è bene anche entrare nei primi 12 principi della nostra carta costituzionale, che è una carta favolosa, che ce la invidia tutto il mondo. E un sondaggio, leggevo un sondaggio fatto sugli studenti fino alla scuola superiore, qualcuno anche di laurea, quel che è peggio è che non conoscono
non conoscono dove il campo di concentramento, non conoscono che cosa sia accaduto, come è morto. Insomma, ci rendiamo conto che nonostante vengano istituite queste giornate della memoria, non è mai abbastanza parlare di questo, ed è la conoscenza che ci rende liberi, altrimenti si rischia di scivolare, di cadere di nuovo nell'inneggiamento al fascismo, perché sta tornando in voga, è di moda parlare di odio, di razzismo, di omofobia, di femminicidio. Sono questi fenomeni che noi dobbiamo combattere con la comunicazione, e forse noi abbiamo ritenuto che questo era un segnale per fare comunicazione, cioè è un pezzo di storia del nostro comune che non possiamo assolutamente disconoscere, però abbiamo ritenuto, insomma abbiamo pensato che è una pagina che forse ha macchiato un po' la nostra storia, certo fatto in tempi non sospetti, quando ancora non si sapeva a cosa andavamo incontro. Io chiudo con una citazione tratta da Primo Levi, dal libro Se questo è un uomo, e dice, è un libro che descrive freddamente quello che è accaduto, che forse tutti dovremmo leggere. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità, da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. È lo stesso, dice anche, che non è solo la vittima, ma in quel periodo ha conosciuto anche coloro che dovevano essere i carnefici, che li hanno aiutati e che non si sono fatti telecomandare, perché dice era anche quello un telecomando, perché tutti eravamo succube del folle. Questo lo dice anche lui. Vorrei, altri comuni in Italia hanno adottato la revoca della delibera, dando evidentemente un calcio così alla storia, noi invece stiamo in qualche modo prendendo le distanze. Poi il discorso della cittadinanza, è vero quello che dici, ma in parte, perché di fatto fu un'imposizione, e i comuni che non aderirono fin dall'inizio, dal 1924, furono censiti e furono obbligati ad adottare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Quindi che il cittadino abbia voluto in qualche modo la cittadinanza onoraria a Mussolini è poco credibile, insomma. D'accordo. Riconosciamocela questa cosa, fu di fatto una forzatura. Questo, soltanto questo. D'accordo. Ovviamente allora... Piera mi ha preceduto con delle cose, insomma. Però di fatto è questa. La cittadinanza a Mussolini fu un'imposizione. Come i comuni che non adottarono, sì, a quell'epoca, no? Anche adesso che c'è i comuni che non adottarono la cittadinanza onoraria furono censiti e obbligati a dare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Sì, oggi non si dà la cittadinanza onoraria, però se non sei di quel partito non hai fondi, e questo oggi già voglio dire un po' tutto oggi, solo che prima era il fascismo, adesso è la libertà celata, dico io. Comunque io ho detto quello che penso su questa storia, su questo gemello storico. Noi, Angela, è chiaro che, l'ho detto nella premessa io, no? Noi dobbiamo tutti quanti insieme lavorare per far sì che questo non accada. Però, guardate, io credo che a tutti quanti è accaduto di sentire qualche ragazzo che dice Mussolini ci voleva. Cioè, queste sono cose che mi fanno rabbrividire, ecco perché noi teniamo in casa una delibera, voglio dire, dove diamo cittadinanza onoraria, la scopriamo e non prendiamo le distanze. Cioè, noi oggi non è che cancelliamo questa delibera di consiglio comunale, io quando ho sentito altri comuni, altri sindaci, altri consigli comunali che hanno fatto questo, io insieme alla maggioranza abbiamo ritenuto opportuno che tu non puoi, no, cancellare, ma tu puoi prendere le distanze. Perché oggi, secondo me, vanno prese le distanze, perché non possiamo, no, pensare minimamente che possa accadere di nuovo qualcosa del genere. E siccome, no, ripeto a dire, mi è capitato spesso di sentire Mussolini ci voleva, Mussolini ci voleva, cioè siccome Mussolini oggi non ci vuole, perché voglio dire, anzi, forse, no, sicuramente non ci vuole, la democrazia va bene e va benissimo, quindi sta a noi saperla gestire e educare
quelli dopo di noi, io tutte le volte che ho modo di dire qualcosa, parlo sia per quanto riguarda il presepe vivente, per dirti le tradizioni, noi non dobbiamo cancellare tutto ciò che è tradizione, tutto ciò che è cultura. Quindi oggi questa maggioranza ha ritenuto doverosamente prendere le distanze da questa deriva di Consiglio Comunale, perché oggi si parla di altro. Quindi quando io sindaco, io maggioranza, veniamo a conoscenza che il Consiglio Comunale ha dato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, io oggi che sono a conoscenza non posso non mantenere le distanze da questa delibera di Consiglio Comunale. Solo le distanze, non stiamo cancellando la storia, perché purtroppo è storia e la dobbiamo anche raccontare, soprattutto ai nostri ragazzi. Abbiamo poi, per quanto riguarda anche i ragazzi, se non ricordo male, 2 anni fa con la scuola materna facemmo proprio una recita riguardante la Costituzione, consegniamo a tutti i bambini la fascia tricolore. Quindi no, noi dobbiamo lavorare, noi amministratori, con le scuole e con tutti i cittadini, affinché l'Italia continui ad essere una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi no, il lavoro oggi scarseggia, però sicuramente la colpa non è la nostra. Quindi vanno riviste alcune cose, ma questo è una cosa, il fascismo, l'antisemitismo, no? il colore della pelle è un'altra cosa. Quindi dobbiamo, se ci sono altri interventi, passiamo alla votazione di questa, altri interventi? Quindi dobbiamo votare il disconoscere la delibera di Consiglio Comunale. Chi è favorevole? Contrari? 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 Proprio rispetto per la sole e per la persona. Già di quello che sento. Contrari? 3? Astenuti? Favorevoli? Scusa, non l'avevo visto. Immediata esecutività. Come sopra. Secondo punto all'ordine del giorno, convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale tra il comune di Faggiano e il comune di Manduria. Come dicevo all'inizio, abbiamo avuto, diciamo, da parte della commissione straordinaria la possibilità di poter fare la convenzione tra il comune di Manduria e il comune di Faggiano. Sarà 75 Manduria e 25 Faggiano, quindi avremo il segretario comunale il martedì mattina e il giovedì pomeriggio. Abbiamo, come dicevo prima, voluto farlo con una certa urgenza, siccome da Manduria non ci sono i politici, ci sono i commissari, per evitare che potessero cambiare idea, quindi abbiamo voluto quanto prima mettere, diciamo, nero su bianco. No, sempre quella, non cambia niente. Quindi se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Favorevoli tutti. Bene, grazie per la partecipazione, buona serata.